Hai questi pantaloni marroni? Amore. I pantaloni. Che ne so? Che c'è? Che c'è? Davvero niente, ho solo dormito poco. È per Carlo. Ieri mi sono vista con le altre mamme. Ti avevo detto della varicella? Sì. Che gira a scuola. Beh, Carlo mica l'ha presa. No, Carlo no, l'ho controllato. E che comincia a girare molto. I figli di Diana e Mario hanno preso tutte e due la varicella. E un sacco di bambini della scuola di Carlo si sono ammalati. Ah, pure Denise di mia sorella l'ha presa. Ah, davvero? Sì, sì, mi ha chiamato ieri in ufficio. E gira. E vedi, invece Carlo non l'ha ancora presa. Meglio, no? Forse. Forse c'hai ragione. Però ieri stavo insieme alle altre mamme. Abbiamo parlato un bel po'. Io prima non ero sicura. Però adesso sì. Ma di che? È che sembra strano da dire, ma credo abbia molto senso. Di? Carlo dovrebbe prendere la varicella adesso, finché è piccolo. È per questo che non hai dormito stanotte? Sì. Che ti ridi? Che ti ridi? Mi sono immaginato tutte voi mamme al bar sedute che parlate della varicella dei figli. Ines che dà consigli a tutti. Infatti, è stata Ines a convincerci. Ines è una pediatra e sa quello che dice. I bambini si devono ammalare da piccoli perché è sempre meglio. È una cosa normale. Male è una cosa secondo natura, uno segue la vita, si ammala adesso, se si deve ammalare, se no si ammala fra 30 anni. È proprio questo il problema. Quale? Ines ci ha spiegato che la varicella presa da adulti può essere pericolosa. È molto facile che da grandi possano venire delle complicazioni. È una malattia qualunque contratta da piccoli, ma presa durante l'età dello sviluppo può essere terribile. Ti nascono addosso delle pustole che sono schifose, dolorosissime. Ti restano i buchi, i segni sul corpo per tutta la vita. Dura 3 settimane, anche di più. Guarda. Madonna mia, sembra lebbra. La febbre è molto alta e può portare delle infezioni, ma questo se uno è fortunato. Diciamo che è l'iter normale della varicella d'adulti, ma può anche causarti una polmonite. E in alcuni rari casi, ho letto su internet, che può venire l'encefalite. Tu ti ricordi che zio è morto di encefalite? Ricordi? Il caffè? Thank you.
Quindi credo che sarei d'accordo con me. Carlo ha 10 anni e mezzo. Ha già quasi superato l'età limite. In questi anni l'ha sempre scampata e prima pensavo fosse un bene, ma adesso è tutto diverso. Hai visto pure tu che spalle che hai messo su. Io e Ines abbiamo calcolato che siamo almeno in 7 che hanno figli che non si sono mai ammalati. Noi oggi gliela facciamo prendere a tutti. Parliamo con le maestre e sicuramente sospenderanno le lezioni per un po', così Carlo non perderà troppe ore. Le altre hanno già accettato, io fino a ieri ero in forse, poi ci ho pensato tutta stanotte e ho capito che è giusto così. Il prossimo anno Carlo andrà alle medie e sarà tutto diverso. Dobbiamo farlo oggi. Ines ha detto che sta arrivando subito. Porta Manuel. A me sembra una cazzata. Sembra un'enorme cazzata. Anzi, sai che c'è? È una delle cose più ciniche che io abbia mai sentito. Cioè, far ammalare il nostro figlio, eh? Ma come ti viene in mente? Farlo vomitare 3 settimane di seguito solo perché magari forse in futuro si potrebbe ammalare? E come avevi pensato di infettarlo? Come avevi pensato? No, perché ci hai pensato magari, no? Forse è questo che non ti ha fatto dormire stanotte. Come pensavi proprio di infettarlo, vorrei sapere? Ma non lo so. No, è bello, dai. No, non sono curioso. No, continua, di. Ines diceva di portarlo da qualche amichetto malato. Ma no, bello, no, continua da qualche amichetto malato e poi che facciamo? Gli facciamo leccare le pustole? Che facciamo? Gli facciamo leccare le bolle? Se no, sai che faccio? Vado io a casa di un amichetto malato, lo faccio sputare dentro un bicchierino e lo diamo da bere a Carlo. Come la vedi questa qua? Così neanche ti devi levare il pigiamino per uscire di casa, che dici? Facciamo il varicella day! Ma facciamo il varicella day, mettiamo tutti quanti i bambini nello stesso letto, tutti malati. Ti apri una società, ecco, ti puoi aprire una bella società. Tuo figlio è sano, te l'ammaliamo noi. Così magari guadagni pure qualche cosa invece di stare a casa senza fare un cazzo. Ecco, di pantalone. Scusa, ho sbagliato, scusa. Sono una stronza, non so come mi è venuto in testa. Scusa, però le altre mamme... Ancora, sì. Con queste altre mamme, senti, queste altre mamme che ti dicono quello che devi fare, ma non ce l'hanno i loro maritini del cazzo queste, eh? Non ce l'hanno i loro maritini del cazzo? Però Ines. Sì, Ines. Ma Ines, c'è Ines. Ines. Pure la pediatra quella, bella. Siamo in buone mani. Stato. Senti, io adesso vado al lavoro. Tu dici a Ines di non passare, porti Carletto alla fermata dell'autobus e non voglio più sentire parlare di questa cosa della varicella, ok? Eh? Sulla batteria adesso. Hai visto i cavi per caso della batteria? Che intendevi dire con appestato? Eh? Uscendo di casa hai detto tenersi in casa un appestato, che vuol dire? Che ho detto? Tenersi in casa un appestato, che vuol dire? Detto così? Sì. Non lo so,
Forse intendevo malato di varicella, mi è uscito appestato. Sì, però l'hai detto come se ci fosse dell'altro. No. Hai ragione. Carlo sarebbe un appestato, ma la varicella è innocua se uno l'ha già avuta. Lo so benissimo, però adesso devo risolvere il problema. Perché non mi hai mai detto che non hai avuto la varicella? Perché ce l'ho avuta, devo risolvere il problema. Non l'hai mai avuta? Ce l'ho avuta. Non l'hai mai avuta? Non l'hai mai avuta? Ti ho detto di sì, credo di sì. Credi? Che vuol dire? Credi? Non sei sicuro? Non ti ricordi? Che vuol dire? No, mi ricordo che avevo delle bolle, sicuramente era varicella. Sì. Che cosa sapevi? Senti, ma adesso stai cercando di rigirare la frittata. Sei tu che vuoi ammalare nostro figlio, stai cercando di scaricare la cosa. Tu hai fatto tutta questa sceneggiata, tutti i miei. Ma che cazzo stai dicendo? Ma falla finita, ma state zitta, coglione. Carletta. Hai freddo? No. Che materie hai oggi? Matematica, inglese. Che hai, tesoro? Niente. Torna subito a letto, amore, che l'hai presa anche tu. Dammi un bacetto. E ora vai a dare un bacio al papà.